Signore e signori, per aiutare Crytek FPS come canale YouTube a crescere, vi chiedo gentilmente se vi piace il contenuto che vi porto e la qualità, dare mi piace al video, sottoscriversi, attivare le notificazioni prioritarie, così posso continuare a portare le notizie sul mondo delle criptovalute e tutto quello che vi porto ogni giorno. Grazie, per adesso continuiamo con il video. Buongiorno, Crytek FPS, sono Fabio e vi porto una nuova cripto puntata 10 febbraio 2018. Questa cripto puntata non c'entra niente con le news della giornata. Qui questa puntata sarà di come impostare il Claymore Miner Dual per il vostro PC. Siccome non è un video tutoriale per farlo con un mining rig, che ci sono oltre due schede, perché ci sono dei PC da cassa che anche hanno due schede, uno o due schede. Quindi questo sarà lo più semplice, e nel senso che non coprirò la parte di hardware, soltanto di impostare il miner. Farò un'altra serie di video su altri tipi di miner. Per esempio, ci abbiamo uno dei Kryptonite. Ci abbiamo XMR Stack. Questo è il Cryptomite, che diciamo che va di una maniera, si adatta alla disponibilità di CPU in quale sto lavorando. Per esempio, adesso sto lavorando facendo il video per voi, e comunque potete vedere che il hash rate si riduce nel momento in cui la PC sta senza uso, aumenta il hash rate. Quindi per adesso soltanto il Claymore Dual Ethereum AMD più Nvidia GPU Miner, che è la versione, infatti oggi vengo a scoprire che c'è la versione 11.0, che aggrega un nuovo algoritmo per il Dual Mode Blake 2S Stratum Pulse Only e il Key CAC, che non saprebbe dirvi esattamente che cos'è, è la prima volta che lo vedo, quindi cerchiamolo subito. Cosa si tratta? Coin. Dovrò ricercare più su questo. Andiamo subito, scusate, per scaricare il miner. Allora, tenete presente che adesso il developer fee è sta for dual mode è stato abbassato a 1,5. Quindi apriamo Google qua, Google Drive. Scusate per quel suono. Coprirò soltanto la parte dei Windows, già che non uso Linux, né uso un altro sistema operativo. Quindi dobbiamo cercare la versione Windows, è quella che dirà CUDA. Questa qua è di Linux, dice Linux alla fine. E questa qua è la di CUDA. Scarichiamo questa, doppio clic, clic destro, download, e questo ci scaricherà il file. Andiamo direttamente sul file. Sembra che non lo vuole aprire. Allora andiamo un attimo solo e vi apro il file. Però anzitutto c'è un'altra cosa da vedere: il wallet. Ovviamente dovete avere un wallet che sopporta l'Ethereum e un wallet che sopporta l'altra criptovaluta che dovete minare. Se dovete fare il dual mining, dovete fare un wallet per il Sia Coin, Decreed, però ovviamente non tutti insieme. Se il vostro obiettivo è minare Ethereum soltanto, allora semplicemente potete scaricare direttamente Jux Wallet, questa qua, o Exodus Wallet, che io uso attualmente per l'Ethereum.
tutte e due vanno bene. L'unico fatto di il wallet di Exodus, che potete anche fare l'exchange di una moneta all'altra senza uscirli. Quindi vi spiego. Apriamo qua direttamente il wallet. Ovviamente tutti i fondi di qua sono stati ritirati perché quando ho fatto il crollo l'ho venduto prima per poter acquistarli in giù. Ok, quindi questo è l'Exodus Wallet, c'ho l'Ethereum e potete aggiungere anche il Tripio. Ci sta l'exchange che potete cambiare di Ethereum a non solo di Bitcoin, quindi dipende le criptovalute che volete aggiungere. Qui ci sta il Bitcoin Gold. Ci sono il Dash, Decred, una quantità moderata di le criptovalute. Quindi andiamo a ritorniamo all'iniziale. Quindi la parte non coprirò la parte di scaricare il wallet. Questo è lo coprirò un'altra puntata, soltanto sul Claymore direttamente, per fare la serie di video. C'è anche l'applicazione per scaricare il Jax sul mobile Android, soltanto ho visto, non so iOS, perché comunque non uso l'iOS. Allora, andiamo direttamente, ovviamente viene con compresso il file, lo dobbiamo scomprirmene. Questo è il file, il miner versione 11. Entriamo di nuovo, questo lo copiamo e lo usciamo perché comunque sono foglio dentro foglio, e ci togliamo questo perché c'ho una versione di un altro e un altro. Vi spiego, siccome a volte possono stare dei aggiornamenti delle versioni del miner che possono o no essere migliore a quella nuova, no, vi rifaccio la spiegazione. Se esce questa versione 11, io immediatamente non cambio al miner della versione che attualmente sto usando. Il miner che attualmente uso qua è il 10.0. Prima testerò sul PC di cui non ho la grande quantità di schede video, e se tutto va bene, dopo almeno un giorno di test, anche 12 ore bastano, io faccio la migrazione alla nuova versione. Che basta soltanto migrare un paio di file, perché non dovete cambiare niente. Per esempio, questi due file io copio di solito, questo lo tolgo e copio questi tre. Nemmeno start. Copio tre, questi tre. Copio e incollo un'altra versione. Quindi vengo qua, butto qua e basta. Quindi ah, infatti fammi togliere una cosa, perché comunque il readme potrà aver cambiato. Quindi copio uno, incollo qua, reboot, paste, l'ubique, che ancora non ho, vorrei tanto minare anche l'ubique, però comunque sono tante criptovalute. Quindi questo è per chi ha il miner già installato e vuole soltanto trasferire i file. Però per chi non ha il file direttamente di come dovrebbe esserci la installazione, co non installazione, come configurare il file, sarà questo. Un attimo solo. Vedete questo file qua, start bat, lo aprite, editare, o lo potete aprire con un bloc di nota. Quindi verrete questo qua.
Vi ricordo che questo è soltanto per, questo è per fare il dual mining, fare il dual. Se volete invece fare soltanto l'Ethereum, perché al fare l'Ethereum soltanto, non andate a sfruttare la scheda video. Quindi iniziamo prima per quello di Ethereum. Questo è di Ethereum soltanto. Il pool. Allora, andiamo subito sul pool. Quello che vi consiglio enormemente è usare Nano Pool. Ho cercato di usare altri pools, però non mi sono trovato tanto tanto bene. Quindi a meno che c'è un altro pool che valga la pena, io lo testo. Però mentre tanto Nano Pool mi ha pagato un'infinità di volte già, almeno 10 volte. Che avrei avuto, infatti, qui sono state 4, avrei già avuto un Ethereum a questo punto. Però comunque, che l'ho venduto, questo è un altro fatto. Quindi andiamo qua su Help. Getting started, che sarebbe ovviamente come iniziare. Se volete lo potete tradurre all'italiano. Impostazione del pool. Abbiamo due server host per Europa. Io uso il primo perché ho provato tramite ping con il comando di CMD e il ping è simile a ciascuno. Quindi, allora, sapete cosa? Penso che il file direttamente non viene così. Quindi, meglio faccio. Allora, un attimo solo che c'è una quantità immensa di file qua. Start. Questo qua. Allora, ritorno di nuovo qua al file start. Ok, sì, diciamo che già c'era quel file. Allora, il file comunque viene già scritto, c'è una direzione che ovviamente non sarà la vostra. Quindi questa direzione qua, questo è un pool diverso, quindi dobbiamo andare a sostituire quel pool con quello di Nano Pool. Quindi o andiamo direttamente al sito. Ok, andiamo, copiamo questo. Cambiamo questo, la parte di qua. Allora, sul porto Stratum andiamo a mettere 9999. Trattino equal e sarebbe il portafoglio. Quindi il vostro portafoglio di Ethereum. A questo punto io metterò il mio, che se invece vi è servito d'aiuto questo, qualche mancia non sarebbe niente, niente male, scherzando. Allora, andiamo a aprire qua e io copio questo. Dopo vi spiego cos'è questo. Questo è il nome, no, dopo no, vi spiego subito. Punto è il nome del miner, perché se avete più di una postazione volete identificare questi, è il momento di andare a vedere sull'indirizzo di Nano Pool per cercare quanto state facendo. Questo qua è l'indirizzo del wallet, lo mettete qua e cercate e apparirà questo. Per ogni wallet ci sono e ogni statistiche. Quindi potete vedere qua che c'è il RIG 2 NOX FP che fa 148 con 3 megahashes e c'è il RIG 1 RIG NOX FP fa 23 con 8 perché ho la scheda disabilitata adesso. Allora, andiamo su quello che stiamo facendo. Quindi punto è il nome del RIG slash
vostro email, così quando si scollega verrete notificati. Comunque qua ci sono delle opzioni per mettere il minimum payout, che è il minimo pagamento dell'Ethereum, che prima era 0.02, adesso è 0.05, perché la difficoltà dell'Ethereum è stata incrementata. Allora, continuiamo di nuovo. Abbiamo aggiunto il wallet, il nome del worker, la postazione, in questo caso sarebbe la vostra postazione PC principale di cassa, la slash, il vostro email, e questo qua è per default, lo lasciate così, che la password non dovete mettere nessuna, lasciate X. Andiamo a aprire un attimo solo quella di Ethereum. Ok, e l'Ethereum finisce là. Solo per minare Ethereum lo potete lasciare là. Potete vedere qua. Qual è la differenza di minare soltanto Ethereum? Al minare Ethereum avrete, se la scheda, ovviamente al non minare una seconda criptovaluta, questa minerebbe, avrebbe qualche differenza di... perderebbe 3-4 megahash per fare minare anche l'altra criptovaluta. Solo che mi sono reso conto che la criptovaluta che sto minando, il Decrypt, purtroppo non è una criptovaluta facile da minare. Quindi sto facendo molto di meno a quello che dovrei fare. Che questo mi porta a decidere oggi se completo quel Decrypt o comincio, rinnovo e ritorno a minare una criptovaluta che mi darebbe di più, per esempio il Sia Coin. Il Sia Coin potrebbe anche funzionare, però siccome ci sta questo fatto che devono uscire i macchinari ASIC di Bitmain per minare il Sia Coin e quello di Obelisk, comunque la difficoltà si è incrementata, però comunque è sempre di meno che il Decrypt. Io il Decrypt avrei dovuto già finirlo, io comunque sono al 15% di fare un Decrypt. Perché per minare il Decrypt dovrò registrarmi su supernova.cc, aggiungere lo Stratum port, che vi spiego già che ci siamo. Facciamo finta che dobbiamo minare il Sia Coin. Quindi aggiungo il pool X, dopo l'X mettiamo trattino di pool spazio. E qui lo dice, per il Claymore dobbiamo usare i pool. Ah, questo è stato cambiato. Ah, no, 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 no. I pool di Ethereum. Ah, ok, facevo uno di Ethereum, scusatemi. Questo è di Ethereum, il wallet Supernova, XI, e dopo si mette il pool dcr.supernova, supernova.cc. Doppio punto 3252. Ovviamente devo mettere non c'è da mettere il wallet perché Supernova conserva direttamente qua sull'account. Il vostro account qua, una volta che facciamo possiamo dovete registrarvi, ovviamente, una volta registrati sul vostro account. Su Edit Account appare quanto avete minato fino adesso, 0.14 Decrypt. Qua sta il account che dovrete aggiungere qua, l'indirizzo, il wallet, che è il mio e sarebbe uno di un exchange. Ovviamente per confermare dovete mettere il vostro PIN, 4 PIN digito di 4 PIN che avete creato quando vi avete registrato. E basta, avete impostato il vostro wallet. Per ritirare il wallet, dopo una certa somma, che il minimum cash out è 0.01, dovete mettere la cifra qua di 4 digiti e cash out. Viene immediato, in 15 minuti già avrete il pagamento, anche di meno. Quindi, avendo già scritto qua. Questo è su Supernova, ovviamente, non su Ethereum.
Sia coin. Per Sia coin ovviamente è diverso. Per minare Sia coin, vi dico, c'è da collegarsi a Nano Pool. C'è anche un altro pool per minare il Sia coin. Come potete vedere qua il Sia coin. Allora, il pool di Sia Coin invece lo stesso, mettiamo Sia, ce l'ho già su questo foglio. Scusatemi, dovrei aprire un altro. Questo sai di qua. Ah, ce l'abbiamo già qua. Ok, per il Sia Coin invece. Ok, ci abbiamo qua che il Stratum TCP, invece qua, ah, c'è il Stratum TCP, comunque già stava scritto. Ah, comunque viene scritto di quella maniera. Sempre se dovete scrivere Stratum più TCP più 2 punti e ovviamente il Stratum Port. Questo è solamente per la regione d'Europa, questo è Stati Uniti, Asia, Giappone, Australia. Quindi andiamo a provare questo nuovo Claymore. Vado qua, chiudo questo e andiamo a provare che cosa fa questo nuovo Claymore. Ah, mi chiedo scusa, ci sono altre cose da aggiungere. Ovviamente che qua. Ok. C'abbiamo, questo è un wallet di. Il Dcoin Sia, ovviamente è una. Ci sono delle particolarità che qua ci dicono di aggiungere su ogni tutorial, quindi andiamo qua a vedere. Ok, sempre qua. Dice di aggiungere dopo il wallet address, your worker, il nome del worker, che sarebbe in questo caso Rick and Nox FP, slash il mio email. Il password, su Sia Coin non c'è il password, il Dcoin, trattino Dcoin Sia. Allora, il trattino R è perché io ho aggiunto una regola. Andiamo a vedere il readme, se ce l'ho qua, non c'è il readme. Andiamo qua, il readme, che è successo qua? Allora, un attimo solo, meglio lo vado a cercare di nuovo perché l'ho cancellato senza volere. Quindi, readme, questo è. Ok. Ci abbiamo qua? No, ancora no. Dove? L'ho messo. Non c'è il readme qua. C'è il readme qua. Bravo. Allora, diamo un attimo solo. Questo è il Claymore. Come si chiama questo? Claymore. Ora, Claymore, questo, vediamo la versione. 11. Facciamo restore, facciamo start here, ok, andiamo a copiare questo qua subito.
cancello, eccolo qua. Non la vuole cancellare. Bene, sarà che lo faccio dopo. Allora, andiamo qui sul README e andiamo a cercare questo trattino R. Restare il miner R, trattino R0 è il default. Si fa un restart del miner, sì, qualcosa non va bene con il GPU. Trattino R1, se disabilita l'automatic, che se riavvia automaticamente. Trattino R20, reiniziare il miner, sì, qualcosa non va con il GPU o per timer, per esempio. Trattino R60, se reinizia, riavvia il miner ogni ora o quando qualcun GPU fallisce minare. Poi ci sono degli errori. Trattino R1, il miner si chiude e avvia il file reboot.bat, che è un file che anche c'ho qua. Potete vedere qua il file. Riavvia tutta la macchina. Io prima usavo questo file, però siccome è diventato più stabile non lo faccio tanto. Però ci sono delle volte che mi alzo il mattino e trovo il... ovviamente il miner completamente fermo. Con una schermata blu magari, quindi... Ah, già capito perché... Non si possono... Ok. Quindi, che succede? Questo riavvia il miner. Se volete, vi lascio anche il link, diciamo, con lo scritto che c'è da scrivere. Per creare un file BAT, dovete fare new, nuovo, documento txt, lasciamo quel nome, e cambiamo il nome, però volete vedere l'estensione del file, dovete andare a guardare e qua attivare questa piccola casella qua, estensione di files. Quindi così possiamo vedere l'estensione dopo il nome del file. Mettiamo rename, rinominare, e scriviamo BAT. Ci chiederà se vogliamo cambiarlo e diremo di sì. Come potete vedere cambia il tipo di icona. Ovviamente... siccome non c'è niente scritto, no, funziona. Quindi cancelliamo questo. E approfitto a cancellare anche questo. Ok, allora ci siamo. Bene, allora, sul... ci sta anche trattino, io ho messo 10. Che se qualche GPU fallisce, dovrebbe riavviarsi ogni 10 minuti. E comunque meglio fare un riavvio ogni tanto. Comunque, scusate, ripeto, comunque ogni momento. È una cosa di prova. Ognuno di noi ha la sua maniera di lavorare. È come fare un lavoro direttamente al posto. Quindi, ci sono delle opzioni. Ogni persona è per come può funzionare in una maniera e come può funzionare in un'altra. Allora, c'è sta anche il trattino TT. Il trattino TT è anche un'altra opzione per mettere il set target GPU, l'obiettivo della temperatura della scheda video. Per esempio, trattino TT 80 vuol dire che la temperatura del GPU arriverà fino a 80. Si può anche mettere la temperatura per ogni scheda, quindi trattino TT 70, 80, 75, quindi il 70 sarebbe per la prima scheda, la seconda e la terza, che adesso vi farò vedere. Quindi andiamo a iniziare subito il miner sulla nuova versione 11 e vediamo come parte. Andiamo a fare il
Ah, perché no? Iniziamo già direttamente con... Ah, iniziamo prima con l'Ethereum soltanto. Andiamo a cambiare un attimo soltanto il fatto dell'indirizzo di minare, perché non vorrei mandare, ovviamente, a un altro wallet l'Ethereum, perché quel wallet non lo uso più. Ok, cambiamo qua. Salviamo e rilancio. Allora, comincia così. GPU 00 è quella Radeon RX 570. Ok, si è bloccato un attimo il suono perché ovviamente stava usando la scheda video, quindi ho dovuto spegnere il GPU 1. Questo lo potete usare con il tasto numerico. Al momento di mettere, per esempio, io adesso... Successo qua, non sta avviandosi, quindi andiamo, fammi un attimo, ah, vi apparirà questo schermo, dovete dare accesso ovviamente al miner per poter minare, accesso all'internet. Quindi faccio ripartire di nuovo il miner. Ho già messo il numero 1 per disabilitare una scheda, altrimenti si fa il freeze di questo video. GPU 1 mining disable, perché ho messo il numero 1 per disabilitarlo. Si carica tutto così e possiamo già iniziamo a minare. Fa 27 con 700, 27 con 942. Questa è una scheda piccola, 570 RX 570. Gli ho fatto il flash, comunque quello lo faremo un altro video. Che di solito si fa l'overlock, si fa l'overlock, diciamo non lo faccio più perché già con fare il flash va benissimo. Comunque questa l'ho cercata a tirare un po' su con il MSI Afterburner. Andiamo a vedere, però il massimo che riusciamo a fare è questo. Andiamo qua, facciamo un po' su. E questo mettiamo su 150, che penso è quello che riesce a fare di più. Andiamo qua, come fa? Ah, chiudiamo. L'overlocking è una cosa che dovete stare molto attenti. Io comunque la temperatura delle schede stanno sempre basse, vi consiglio le temperature sotto i 60 gradi. Questa, la GPU 0, sta un po' altina, quindi andiamo subito a alzarlo un po'. Dovrei stare, le metto sempre a 55, non al massimo. Non vi consiglio per niente mettere le schede al massimo. E il fan, perché ovviamente andiamo a usurare molto, quindi piano piano dovrebbe abbassarsi. Lo consigliavo sempre le temperature 55, il fan 50%, soprattutto è la temperatura. Se la temperatura già sta per sotto quella, semplicemente la potete abbassare. Allora, questo qua stiamo arrivando quasi a, possiamo diciamo arrivare un altro po'. Andiamo a vedere. La rifacciamo qua. Vediamo che succede. Al massimo si bloccherebbe il video, speriamo che non succeda quello. Andiamo a vedere. Allora, c'è anche la possibilità di fare questo. AS-MS. Cerca sulla pagina. C'è la possibilità di aggiungere. Ok, il readme. AS-MS.
SM. Ovviamente ci sono delle maniere di impostare tutto questo in una maniera che lavora di una certa rig one for mining coins sul mining. Quindi questa piccola scheda è il massimo che può arrivare, è quello. Se andiamo a mettere come stanno già le cose, nemmeno facendo l'overlocking si alza, quindi rimane sempre là. Quindi qua stiamo minando il Ethereum soltanto. Per disattivare per esempio la scheda numero 0, che sarebbe la RX, facciamo il 0 mining disable. Per attivare di nuovo il 0 mining enable. Che altro vi posso anche dire? Penso che ho coperto quasi tutto. Ci sono dei software che vi possono aiutare anche a controllare il mining, per esempio. Fammi aprire. Si chiama. Un attimo solo. Hardware Info. Lascerò un link nella descrizione. Potete scaricare la versione portabile. Selezionate il server, c'è l'installer portabile, io ho scaricato il portabile. Dopo scaricate il portabile, andate qua direttamente, ovviamente dove ce l'avete, fate lo aprite il file, sicuramente sarà compresso, e iniziate quello di 64 bit o quello di 32 bit, dipende dal vostro sistema. Vi apparirà questo piccolo, qui, piccola schermata. Quindi potete fare sia uno che l'altro, però prima il primo. Vi dico, con il primo possiamo avere certe cose, per esempio la qualità delle nostre schede e il tipo di memoria. Mi chiedo scusa se il video va molto lungo, però purtroppo è un video di tutoriale e sto cercando di coprire il più abbastanza senza andare a oltre. Quindi andiamo a iniziare questo. Metto qua uno per disabilitare e qua sto minando il decrit allo stesso tempo dell'Ethereum. Vediamo come va mentre tanto. Ok, questa qua minimizzo e andiamo a vedere qua. Questo è il hardware info. Il hardware info che è successo si è chiuso. Ok, andiamo a aprirlo di nuovo. No, ok, si è minimizzato. Scusatemi, si era minimizzato. Allora, andiamo qua, andiamo a vedere il tipo di schede che abbiamo nel PC. Ovviamente qua ci fa vedere tutto quello che non ci interessa qua, questo qua. Andiamo a vedere la scheda video adapter. Quindi, la 1060 che ho. Vediamo, andiamo direttamente meglio qua. Il ASIC quality, se è molto alto, è una buona scheda. Vi dice anche il tipo di memoria, che sarebbe una Elpida. Vi dico, io le classifico di seguente maniera. C'è la Micron, che per me sarebbe la più bassa in performance. Elpida la metterei su un 3-4. La Hynix magari un po' sopra, però non c'è molta differenza. Però quando c'è la Samsung è una buona, proprio come se avete vinto il jackpot. Certo che la differenza dei mining serve 2 mega hash, non tanto una cosa che ne so, che deve cambiare molto, però 2 mega hash sono 2 mega hash. Se avete 7 schede o avete 40 schede, 40 per 2 comunque farà una differenza.
Sull'Nvidia comunque non ci fa vedere niente, l'Nvidia comunque non c'è questo. Ah, l'Nvidia comunque se ci dice è il tipo di memoria, una Micron. Quindi non tanto bene questa 1060 che ho acquistato. E l'asset quality comunque non lo fa vedere su qua. Quindi già di quella parte possiamo comunque prescindere. Fa una decente quantità di Ethereum. Fa più quella piccola 570 che la Nvidia 1060. Ci abbiamo qui. Ah, questo anche per il Tech Power Up GPU Z vi fa anche vedere il tipo di memoria. È più semplice. Appena lo iniziate, potete anche trovare il tipo di memoria qua. GPU Z. Questa è la pagina, vi lascio anche il link nella descrizione, hardware info, lascerò tutti e due link sulla descrizione del video. Allora andiamo su una cosa molto importante, apriamo di nuovo hardware info e dovremo mettere soltanto i sensori. Mettiamo run. Comunque ci impiegherà un pochettino, c'è una piccola finestra molto piccola. Infatti, se vi faccio vedere subito la piccola finestra, è questa qua. Quella piccola finestra, ovviamente, mentre si carica, ci vuole un po', soprattutto quando si sta minando. Vediamo, spengo un attimo il GPU1, GPU, sì, il 0, e facciamolo partire subito. Allora, vi può apparire questo messaggio. Non voglio monitorare il raffreddamento liquido del processore. E quindi accendiamo di nuovo il GPU 0. Qua possiamo vedere. Allora, per disabilitare qua con la tastiera cancellare o supprimire. No, supprimire non si dice. Cancel. Disabilitiamo questa con Shift più Cancel. Togliamo quelle che non c'è bisogno, perché soltanto vogliamo monitorare la scheda video. La prima volta potete fare così, altrimenti potete andare direttamente all'opzione e cancellarlo definitivamente di là e non dovete vedere più questo. Allora, abbiamo qua la GPU. Lo buono dell'AMD è che ci sono le GPU Memory Errors che ci riporta quando, se avete overclockato molto una scheda, qua vi dirà se è successo quello. Quindi qua siamo a 0, quindi la scheda sta stabile, dovrei lavorare senza problemi. Quando qua cominciano a crearsi di errori, arriverà fino a un massimo. Il massimo che è arrivato a me c'è stato qualche 1.500.000 qualcosa. Comunque non è stabile, quindi sapete che ci sarà un crash sul miner eventualmente. E non volete quello quando state dormendo o state fuori cassa. Quindi questo sarebbe il hardware info, questo è il Claymore, penso che ho coperto tutto, altrimenti mi lasciate i commenti se mi è mancato qualcosa e se necessario farò un altro video per voi, per spiegarvi per finire di spiegare quello che c'è che manca. Per adesso è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e ci vediamo al prossimo video di tutorial. Ciao!